Buon anno a tutti! Eccoci qua con il primo video qua sul canale. Gennaio sarà un mese veramente intenso. Il 14 in particolare è il compleanno, diciamo, di CB's The Way. Ebbene sì, sono già 6 anni che sono qua a fare video, anche se in realtà prima di questo canale ne avevo un altro, ma lasciamo perdere. Torniamo al focus di oggi, ovvero le migliori letture del 2019, ma anche il bilancio del 2019, proprio quanto riguarda le letture, quindi quanto ho letto e le mie considerazioni. Stando a Goodreads, dove tengo in genere traccia di tutte le letture, anche se non sempre in tempo reale, ho letto quest'anno 146 libri, includendo libri e fumetti. Io sono andata poi a spulciare per vedere effettivamente quanti libri ho letto e quest'anno ne ho letti 57. Un'altra statistica che di solito guardo sul sito di Goodreads è il libro più corto letto, il più lungo, il più popolare e il meno popolare, giusto per curiosità. Allora, quest'anno il libro più corto che ho letto è un fumetto di 22 pagine, ovvero Lungo i bordi di Zuoma, che io non ho qua al momento perché, sapete, fra vari traslochi ancora non sono riunita con tutti i miei libri e fumetti, però un bellissimo ricordo di questa lettura, molto breve, quindi non sto nemmeno a raccontarvi chissà che cosa. Se però non conoscete Zuoma, è un artista cinese che ha pubblicato un fumetto anche per Bao, mentre Lungo i bordi è edito da Canicola, è veramente un libricino piccolo piccolo. Comunque un artista veramente molto interessante, io l'ho incontrato a una fiera del fumetto appunto quest'anno che è appena terminato, e proprio Lungo i bordi me lo sono fatta anche dedicare e ha disegnato una specie di cagnolino molto molto cute, super super carino. Per quanto riguarda invece il libro più lungo è stato Le sette morti di Evelyn Hardcastle, lungo 526 pagine. Pensando a questo come libro più lungo, mi è venuto in mente che quest'anno è vero che ho letto tanti libri rispetto, diciamo, ai miei standard. Non pensavo di avere effettivamente il tempo per leggere così tanti libri, però molti sono stati brevi, molti attorno alle 200 se non meno pagine, diciamo 300, 300 poco meno. Ci sono stati pochi libri che hanno superato le 400 pagine e nulla, una piccola considerazione che ho fatto scorrendo un po' i libri. Questo sicuramente riflette molto quello che è stato il mio andamento durante l'anno, ovvero avevo poco tempo per leggere, non avevo tanta voglia, diciamo, di impegnarmi in qualche cosa di piuttosto. Infatti, ad esempio, il priorato dell'albero delle arance l'avevo iniziato, ma è molto complesso, ci vuole concentrazione per rimanere attaccati e capire tutto, quindi l'ho momentaneamente lasciato lì, però lo riprenderò a brevissimo. Però ecco, mi fa piacere fare un po' il bilancio e guardare queste statistiche che sono un po' più delle curiosità, ma che riflettono secondo me come è andato l'anno anche dal punto di vista personale. Rispetto ad altri anni, ad esempio, ho approfondito di più i libri self-help, quindi quei libri di autoaiuto, soprattutto incentrati sulla fiducia in se stessi, sull'affrontare problemi, lutti. Ho letto molta di più narrativa non di genere e ho letto tantissimi libri di autori giapponesi, non i soliti, quindi ad esempio Murakami, Banana Yoshimoto. No, ho scoperto tanti autori giapponesi nuovi, contemporanei anche, e questo mi fa molto piacere perché sono una persona molto curiosa e si vede che ho trovato il mio vicolo sicuro, il mio posticino sicuro un po' nella letteratura giapponese quest'anno. E infatti molti dei libri che ho preferito nel 2019 riguardano l'Oriente, piccola anticipazione. Per concludere il bilancio, il libro più popolare che ho letto nel 2019 è stata La fattoria degli animali di George Orwell. Questo è secondo Goodreads. In realtà, sì, ho letto La fattoria degli animali, ma in formato graphic novel, quindi la storia magari è la più popolare. Però il formato, ovvero il fumetto, non credo che sia il più popolare. Comunque molto molto bello anche il fumetto che è uscito per Oscar Inc. Se siete curiosi, vi piace la storia, vi consiglio di recuperarlo. Il meno popolare riguarda appunto il Giappone ed è il menù di Yochi, che io ho preso al Nippop a Bologna, se non sbaglio, una fiera sulla cultura appunto giapponese. È molto carino perché si presenta come una sorta di ricettario,
video. Non è tutto di ricette, però illustra tanti piatti della tradizione giapponese e a me appassiona tantissimo anche la cucina. Purtroppo di nuovo non ce l'ho qua da mostrarvi, comunque tutto illustrato, sono illustrazioni veramente semplici, anche un po' stilizzate, però simpatiche, e secondo me è molto interessante se volete approfondire qualche aspetto della cucina. Passiamo ora ai preferiti. Sul blog è già uscito un post dedicato ai libri, graphic novel e manga usciti nel 2019 che io ho preferito maggiormente, quindi io adesso vi parlerò un po' in generale delle mie letture preferite. Non saranno tutti libri e fumetti usciti nel 2019. Se volete sapere le uscite che mi sono invece piaciute di più, vi rimando al link che trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Uno dei libri che ho apprezzato di più quest'anno è stato Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Io in realtà ho conosciuto questo libro grazie al graphic novel che mi era stato inviato da Feltrinelli totalmente a sorpresa, e tra l'altro mi è arrivato il giorno dopo che sono tornata a casa dalla mia vacanza, mini vacanza perché sono stata 48 ore a Lisbona. Questa storia è ambientata effettivamente in Portogallo e per lo più a Lisbona, e soprattutto vedere nel fumetto dei posti che avevo appena visto, in cui ero appena stata, è stato surreale e magico. Non sapevo nulla della storia e tra l'altro i disegni sono secondo me veramente molto molto delicati e poetici. Non solo riescono a trasportarti nei luoghi, soprattutto se li avete già visitati, ma ti fanno sentire la storia molto familiare. A parte questo, comunque il protagonista della storia è appunto un giornalista che cerca di assumere un giovane ragazzo per scrivere coccodrilli. Aveva notato questo giovane su un giornale, aveva letto un suo articolo, incuriosito, visto che trattava appunto della morte, cerca di avvicinare questo giovane, e questo incontro segnerà molto profondamente entrambe le persone. Soprattutto il nostro protagonista, che è una persona un po' pacioccona, ha perso la moglie ma continua a parlarle attraverso una foto, un ritratto che tiene in casa. Ed è una persona mite, che in genere non si schiera. Il romanzo è ambientato però nel periodo della guerra e prima o poi delle decisioni andranno fatte. Molto bello, emozionante, io mi sono anche commossa leggendo il fumetto sul finale, e cosa che di solito non mi capita mai, dopo aver terminato il fumetto ho sentito proprio la necessità di leggere immediatamente anche l'opera originale, ovvero il libro. Tutti e due mi sono piaciuti tantissimo, il romanzo forse è un po' più complesso, entra meglio diciamo nei personaggi, il fumetto evoca veramente gli ambienti in cui sono stata, anche se per pochissimo tempo. Però c'è da dire che oltre ad essermi piaciuto tantissimo questo libro, mi è piaciuta tantissimo Lisbona. Ci sono stata per festeggiare l'ennesimo anniversario con mio fidanzato, sono stati 11 anni quest'anno. La sorpresa di tornare a casa e ricevere un fumetto ambientato nel posto in cui ero appena stata, insomma, è stata una congiunzione di eventi astri che mi hanno veramente emozionata tantissimo. Una delle scoperte più belle poi di quest'anno è stata Blue Flag di Kaito, un fumetto che inizialmente non si cagava nessuno e che invece io sentivo avesse del potenziale, e così è stato. Io mi sono profondamente innamorata di questo fumetto. È una storia abbastanza classica, nel senso che parte quasi come uno shoujo scolastico, è uno shonen in realtà, però le dinamiche che vediamo, ovvero l'amicizia, il ragazzo popolari o meno, le prime cotte, ricorda molto un classico shoujo. Quello che dà secondo me una marcia in più a questo fumetto è l'entrare proprio in profondità nei personaggi, voler eviscerare anche il lato nascosto negativo e il voler presentare dei personaggi che non sono soltanto una cosa ma che hanno diversi aspetti che emergono pian piano nel corso della storia. Come vi dicevo, si parla poi di amicizia anche in maniera profonda e abbastanza articolato per essere comunque un manga scolastico. Quelli a cui sono abituata io in genere tendono a essere abbastanza profondi, ma sempre un tantino troppo superficiali per i miei gusti. Questo invece mi è piaciuto tantissimo sotto questo punto di vista. Ho fatto una recensione molto approfondita di questo fumetto, quindi non voglio stare a cianciare troppo. Tra l'altro l'ho incluso anche appunto nel post dedicato alle migliori uscite del 2019. Se ancora non lo avete letto, io vi consiglio di dargli una chance. Leggete almeno i primi due e poi tornate qua a farmi sapere. Un altro libro che mi è piaciuto tantissimo, che ho letto
proprio i primi giorni del 2019 è stato il club del libro e della torta di bucce di patate di Guernsey. Il titolo sembra sì uno scioglilingua, tra l'altro è uscito anche il film su Netflix che ancora non ho visto, non so nemmeno se ci sia più, ops. Però il libro mi è piaciuto veramente tanto, è innanzitutto super scorrevole perché si tratta di una raccolta diciamo di lettere, ci sono vari personaggi che si scrivono fra loro, è una storia che parla di libri, della passione per la lettura e di come questa passione possa salvare le persone, soprattutto nei momenti di estrema difficoltà e crisi come può essere il periodo della guerra. C'è un intreccio, diciamo, quasi anche sentimentale nella storia, un po' tipo una commedia, molto molto carino, di intrattenimento, proprio se cercate qualcosa di leggero ma che non sia frivolo, che vada ad approfondire l'aspetto della lettura, delle passioni. Se state cercando un libro con una donna forte, un po' sfacciata, soprattutto per quei tempi. Oltre al libro c'è anche l'audiolibro di questa storia, molto molto carino anche quello, infatti l'ho per lo più ascoltato, il romanzo, e devo dire che è fatto molto bene perché ogni personaggio ha la sua voce e non è assolutamente piatta, sembra quasi di assistere un po' ad un film. Dopo anni a vegetare nella mia libreria, quest'anno è stato l'anno di Rughe di Paco Roca. Ebbene sì, non avevo ancora letto questo capolavoro, adesso capisco perché tutti lo apprezzano così tanto. È una storia che mi ha colpita come proprio un pugno nello stomaco, è molto forte come storia e non proprio felicissima. Il protagonista è un uomo anziano che soffre di Alzheimer e viene portato in una sorta di casa di cura, un ospizio. Si trova quindi con tante persone più o meno della sua età, più o meno in salute, e viviamo attraverso gli occhi delle persone che vivono nell'ospizio quello che succede effettivamente in queste strutture. Le persone presenti sono spesso abbandonate dalle famiglie, abbandonate proprio a se stesse, un po' perché sono diventate un peso, non sono più indipendenti, autosufficienti, magari hanno bisogno di sostegno perché la malattia li ha indebilitati. In generale sono persone che vengono considerate inutili dalla società. E questo è un aspetto che a me fa sempre molto riflettere e che avevo incontrato per la prima volta con Special Exits, un fumetto anche in quel caso che tratta forse in maniera anche più triste e cruda la vecchiaia, e proprio getta luce su questo aspetto della società. Le persone non vogliono parlare di vecchiaia, non vogliono parlare di malattia, di morte, e soprattutto tendono proprio a isolare dalla società, dalla vita di tutti i giorni, le persone che una volta in realtà sono state utili, che hanno fatto la società in cui siamo oggi e che sono nient'altro che noi fra qualche anno. È veramente triste pensare a come vengono trattate alcune persone anziane, soprattutto se si pensa proprio alle famiglie di queste persone. Al di là poi della malattia, che l'Alzheimer a me spaventa tanto, forse perché terrorizzava a morte mia nonna e mi ha trasmesso questa cosa. Comunque una lettura sicuramente necessaria, soprattutto per riflettere un po' su questo aspetto. Altro libro che ho amato tantissimo quest'anno è Se i gatti scomparissero dal mondo di Genki Kawamura. È un libricino piccolo ma molto intenso sul senso della vita. Parte con questa premessa assurda: in pratica il protagonista scopre che ormai gli rimangono pochissimi giorni di vita, sta per morire, però gli si presenta a casa il diavolo e gli offre un giorno di vita in più in cambio di qualche cosa. Deve rinunciare, che so, all'orologio, alla musica, ai film, e in cambio avrà un giorno di vita in più in un mondo in cui una di queste cose non esiste. Ovviamente dal titolo si capisce che nella storia c'è anche un gatto, Cavolo, il gatto del protagonista, e anche se inizialmente è un po' in sottofondo, pian piano diventerà sempre più presente, e soprattutto il legame fra il protagonista e il gatto, una cosa che ho apprezzato tanto. E sì, adoro tutte le storie che hanno a che fare con i gatti. In generale è una storia che riflette però sulle cose veramente importanti della vita, e questo mi è piaciuto molto.
soprattutto in un periodo in cui succedono tante cose magari tristi, brutte, alcune magari nemmeno molto importanti. Leggere libri di questo genere aiuta tantissimo, secondo me, o almeno a me aiuta a rimettere il focus sulle cose veramente importanti, sul continuare per la mia strada. Apprezzo poi tanto il modo in cui quasi tutti gli autori giapponesi che ho letto fino adesso riescono ad entrare nelle storie, nei personaggi, a leggerti veramente dentro, nonostante ci sia un abisso fra noi e la cultura giapponese, me ne rendo conto, e io conosco veramente pochissimo di questo mondo, anche se mi piacerebbe approfondire sempre di più. Mi colpisce sempre tanto il modo in cui certi autori riescono veramente a leggermi come un libro aperto, nonostante sia io a leggere una loro storia. Un altro manga che mi è piaciuto tantissimo quest'anno è La prima volta di Kabinagata. Tra l'altro, se non sbaglio, a breve dovrebbe uscire un altro titolo, sempre di questa autrice, e io non vedo veramente l'ora. Comunque, tornando alla mia prima volta, dal titolo e copertina si potrebbe pensare a una storia rivolta esclusivamente all'aspetto sessuale della vita dell'autrice, perché è un'opera autobiografica. In realtà non si parla soltanto della prima esperienza sessuale dell'autrice, ma si approfondisce tantissimo il suo stato emotivo, il sentirsi non accettata, non adeguata, fuori tempo, la depressione, i disturbi alimentari, tante cose che sono abbastanza pesanti, soprattutto per chi magari si è ritrovato a vivere una di queste condizioni. Io penso che nell'età post 25 anni ci si senta molto spesso smarriti, perché magari si vedono altre persone, la società si aspetta qualcosa da te, si sente pressione dalla famiglia, dagli amici, da tutti. E l'autrice si apre in maniera cruda, sincera, a volte anche comica, su tutta una serie di tematiche che secondo me riguardano molto anche i giovani d'oggi dell'Occidente. Tra l'altro il fumetto è tutto sui toni del rosa e smorza molto i toni abbastanza pesanti dell'opera, quindi è una cosa che ho apprezzato molto. Inoltre, lei si disegna in maniera buffa, con mille difetti. Ho apprezzato veramente tanto questa sua autoironia. Aiuta ad esorcizzare un po' tutti quegli aspetti un po' scomodi. Altro libro preferito di quest'anno: Gridare amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama. Ebbene sì, ormai vi ho parlato di questo libro in lungo e in largo, ma è un'opera che mi ha colpita profondamente. Forse l'ho letta anche nel momento giusto, c'è da dire. Era un altro di quei libri che avevo in libreria da un sacco di tempo, recuperato all'usato per boh 3 euro. Ha un titolo anche abbastanza famoso, penso esista anche il film o il drama, non ho ben capito. Comunque, a parte questo, veramente non ne sapevo nulla, se non che era piaciuto a molti. Io l'ho apprezzato non tanto per la storia, diciamo, d'amore. In pratica il protagonista è un ragazzo molto giovane, se non sbaglio sui 17 anni, che proprio si apre così la storia, ci dice che suo amore è morto. E per tutto il libro ripercorre come ha conosciuto questa ragazza, che era una sua compagna appunto di scuola, come si sono avvicinati, innamorati, come hanno vissuto la loro storia, e poi la malattia che appunto l'ha portata alla morte. E il suo post, come affrontare la vita dopo, soprattutto ad un'età così giovane. Ho apprezzato molto questo libro perché di nuovo rimette il focus sulle cose più importanti della vita. Ci sono gli scambi di battute fra il protagonista e il nonno, che ripensano appunto alla vita e alla morte, che mi sono piaciuti tantissimo. Nonostante si parli di malattia, di lutto, di dolore, c'è secondo me anche un profondo senso di speranza, proprio rivolto al futuro. E questo mi ha fatto apprezzare tantissimo l'opera, perché non è soltanto deprimente, non è soltanto struggente, ma lascia veramente qualcosa di positivo che secondo me può aiutare ad affrontare un momento buio. Io l'ho letto poco dopo la morte di mia nonna e non dico che mi abbia aiutato ad affrontare il lutto, ma è sicuramente un libro in cui ho trovato un po' di conforto e di speranza. Tra l'altro, cosa molto molto buffa, è un libro che secondo me ricorda tanto i manga. È un po' come leggere proprio un libro che
In realtà era un manga, non so come spiegarmi, ma mi ha ricordato molto quel mondo lì, però un po' più reale. Una graphic novel che mi è entrata proprio dentro, anche se è molto devastante, è Le Malerbe. Anche di questo fumetto vi ho parlato in lungo e in largo, quindi cercherò di essere abbastanza breve. L'autrice ha intervistato una delle donne sopravvissute alla guerra che in età veramente molto molto giovane sono state rapite o convinte con l'inganno ad andare in questi campi dove si trovava l'esercito durante la guerra e costrette a prostituirsi per dare piacere appunto all'esercito. È una storia forte che io ho dovuto leggere in più step, in più giorni, perché mi faceva veramente male, proprio perché è la protagonista di questa storia, una donna che racconta la sua infanzia e poi come la sua vita sia stata travolta dalla guerra in maniera veramente così violenta. E la protagonista stessa, che viene appunto intervistata, sente a volte di dover fare delle pause per rimettere tutto a posto, perché sì, è sopravvissuta, fa parte del passato, ma quanto ha inciso sulla sua vita questo momento veramente tragico. È una lettura, secondo me, necessaria innanzitutto per scoprire un momento veramente molto cupo, della storia, un momento che spesso si è tentato di nascondere, di mettere in discussione, no? Non è mai successo, non è mai accaduto. Sì, andatelo a raccontare a tutte quelle donne che invece hanno vissuto quest'incubo. Una lettura impegnativa e magari sarò ripetitiva, ma necessaria, che tutti veramente dovrebbero fare, perché secondo me non ha senso rinchiudersi in una bolla e non guardare a quello che è successo. Io so che ci sono tantissimi orrori nel passato e guardando al passato non si può cambiare il passato, ma possiamo cambiare il nostro presente e quindi anche il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi. Quindi secondo me è importante perché dona veramente consapevolezza. Anche se non esiste ancora in italiano, ci tengo a citare in questo video Eclair, una raccolta di storie manga tutte incentrate sul mondo Yuri. Quindi delle storie che vedono per protagoniste delle ragazze che si innamorano. Possono essere delle storie in cui l'amore è soltanto platonico, altre strettamente fisico, in altre ancora una combinazione. La cito perché quest'anno è stato secondo me un po' l'anno dello Yuri manga, almeno qua in Italia sono usciti tanti titoli, non tantissimi, però sono usciti alcuni titoli Yuri. E questo mi fa piacere perché è bello che ci sia sempre più diversità e apertura anche verso altri generi. Inoltre, quella raccolta mi ha permesso di conoscere Niona Katani. Quest'anno, infatti, è uscito Blooming to You, una serie Yuri che parte secondo me un po' in sordina, non è un manga particolarmente originale nella storia, vede per protagonista appunto due ragazze e un amore a senso unico. Infatti una delle due protagoniste è convinta di non potersi innamorare, non ha mai provato amore, mai un sentimento così forte verso qualcuno e quindi è convinta di non potersi innamorare, mentre la sua senpai è cotta di lei. È una storia che volume dopo volume secondo me cresce tantissimo. Il 5 e il 6 secondo me sono i migliori a livello proprio di introspezione dei personaggi perché portano a galla comunque una serie di problematiche, nel senso che non si tratta soltanto di primi amori e amore fra ragazze, come viene visto dagli altri, dalla società, dai parenti, eccetera, ma proprio il problema, diciamo, dell'amore non corrisposto, ma anche del provare amore, vedere che tutti provano amore, si sentono innamorati e c'è invece chi non ha mai sperimentato nulla del genere, quindi si sente tagliato fuori dalla società. È un aspetto che non viene trattato moltissimo e che secondo me viene approfondito abbastanza in questa serie, oltre alla difficoltà di essere se stessi e accettarsi per come si è. Trattandosi del quinto volume, non voglio farvi spoiler, quindi non vi mostro direttamente le tavole per questo motivo, ma in descrizione trovate la mia recensione per Red Capes e lì c'è qualche immagine. Un altro libro che mi è piaciuto tantissimo quest'anno è stato Detective Kim Daichi, di Yokomizu Seishi, un giallo molto in stile Agatha Christie, ambientato
ambientato, se non sbaglio, negli anni 50 in Giappone. Comunque si rifà molto alla tradizione e riguarda un omicidio a porte chiuse. Infatti una coppia che si è appena sposata viene ritrovata morta nella loro camera e le porte erano chiuse dall'interno. È un giallo bellissimo, mi ha fatto veramente immergere in una storia abbastanza classica, simile alla Christie, e con un detective, appunto il detective Kindaichi, con carattere forse un po' eccentrico e tra virgolette sbruffone, ma che si ispira tanto a Poirot, Sherlock Holmes, ai grandi classici, diciamo, della letteratura del giallo. Mi è piaciuto molto, mi ha convinto. La storia è secondo me ingegnosa, molto molto bella, ti tiene proprio con il fiato sospeso fino all'ultimo. E la cosa più bella secondo me di questi romanzi è quando sanno veramente sorprenderti, quando non sono scontati o banali e quando ti fanno credere una cosa e poi c'è un bellissimo colpo di scena che non è però assurdo o impensabile, ma ci sta, è coerente, soltanto che non sei riuscito magari a fare quel passettino in avanti per capirlo. Non entro più nei dettagli per la trama perché sennò finirei per spoilerarvi tutto. Comunque consigliatissimo, soprattutto se state cercando un giallo che non sia di Agatha Christie, ma che la ricordi, se state cercando un giallo scritto da un autore giapponese. Un fumetto che ho letto nelle ultime settimane dell'anno, ma che secondo me è a tutti gli effetti uno dei migliori fumetti del 2019, è Italo di Vincenzo Filosa. Il protagonista di questa storia, Italo, è un uomo che fa il fumettista, che sembra anche appagato dal suo lavoro, ha una famiglia, per non farsi mancare nulla, anche una dipendenza da antidolorifici. La storia parte con l'inizio del suo percorso per disintossicarsi, proprio perché non vuole perdersi comunque quello che ha, soprattutto la famiglia. Però non è tutto così facile. Non si parla però solo di dipendenza in questa storia, in realtà si parla molto di vita quotidiana, di quanto spesso sia difficile anche semplicemente vivere la vita di ogni giorno, quanti problemi e preoccupazioni ci siano, mutua, casa, bollette e lavoro e mantenere appunto la famiglia, la situazione politica, economica. Tra l'altro Italo e la sua famiglia vengono dal sud e si sono trasferiti a Milano per avere insomma più opportunità lavorative. Si parla molto dell'Italia di oggi, delle difficoltà che incontriamo anche nelle minime cose, e questa dipendenza che Italo ha deriva proprio dalla difficoltà di riuscire ad affrontare tutto alla fine. E secondo me un fumetto veramente molto molto sincero, crudo, un po' un pugno nello stomaco perché dice delle cose magari anche scomode, però veramente molto molto valido perché riguarda comunque tutti noi. Ultimo preferito per oggi, Gli amici silenziosi di Laura Purcell. Questa è una bella sorpresa per me perché si tratta di un romanzo thriller, quasi horror, senza quasi, in alcune parti è molto horror, e non è il classico romanzo che leggerei, ma mi incuriosiva particolarmente. Innanzitutto ha una copertina bellissima, molto intrigante, poi non so, sono un po' intrigata dalle storie thriller, non tanto da quelle paranormali, per cui è stato molto interessante il fatto che questo libro mi sia piaciuto così tanto e che rientri fra i miei preferiti del 2019. Allora, la storia innanzitutto è ambientata in Inghilterra nel 1800 e vede per protagonista una donna che è rimasta da poco vedova e che è anche incinta del marito che è appena morto. Si trasferisce quindi nella tenuta del marito che era stata abbandonata per degli anni e cerca di ritrovare un po' di serenità. In questa nuova tenuta si imbatterà nella storia di una delle antenate, diciamo, del marito. Vengono infatti ritrovati i suoi diari in casa e si intreccia proprio la storia di questa donna vissuta precedentemente, Elsie nel 1800, ma anche la Elsie del futuro. Queste storie si intrecciano fra di loro e nel mentre in casa iniziano a succedere tante cose molto strane e inquietanti. Non approfondisco per non fare spoiler, ma veramente mi ha agitato il sonno. Vabbè che non ci vuole forse tantissimo perché sono facilmente impressionabile, ma è molto inquietante. Ci sono dei momenti veramente paurosi. Al di là di questo, è sì una storia di intrattenimento con uno sfondo, diciamo, abbastanza storico, che quindi
intriga perché si va a esplorare un po', non dico il lato streghe e quant'altro, però ci si avvicina molto a quell'epoca dove c'era proprio il limite fra il curatore e la strega. Oltre al fatto di tutti i pregiudizi, le chiacchiere della gente vedendo questa donna che si era sposata da poco, incinta, il marito comunque benestante, subito morto. Ci sono tanti elementi che si vanno a mescolare, non soltanto quello più inquietante e horror, però secondo me questo velo proprio di inquietudine, di cose strane che iniziano a verificarsi, a dare forse una marcia in più, a rendere un po' più interessante tutta la storia. Questo era quindi tutto per scoprire gli altri miei preferiti del 2019. Vi rimando al post che ho fatto sul blog. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i vostri preferiti, almeno una top 3. Dai, ci può stare. Vi auguro di nuovo buon anno e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!